Mi chiamo Davide Bernardo, sociologo dell'Università di Catania, la scienza 2.0, la ricerca scientifica e i tempi di social media. Sì, grazie. Allora, buonasera, mi chiamo Davide Bernardo, sono un sociologo dei media digitali, cioè mi occupo di studiare i processi sociali che avvengono all'interno delle piattaforme dei media digitali, che secondo me sono sempre meno processi di comunicazione, sempre più processi sociali più puri, però questo è un problema mio. Dunque, io cercherò di fare un ragionamento su cosa succede quando un ricercatore scientifico usa Twitter. Ecco, scusate, banalizzo, cioè, l'ho detta proprio in maniera assolutamente essenziale. Cioè, quali tipi di processi sociali e di legittimazione della conoscenza scientifica si vengono a innescare nel momento in cui le piattaforme, le mie digitali, ho detto Twitter, ma potevo tranquillamente dire Facebook o Mendeley o ResearchGate o alcune pagine Facebook, eccetera, eccetera, vengono utilizzate anche nel corso del processo di ricerca scientifica. Dunque, semplificando proprio all'osso il tipo di effetti che si hanno, e quando i media digitali incontrano la ricerca scientifica, fondamentalmente abbiamo tre livelli che vengono a prendere forma. Prima di tutto, sicuramente c'è maggiore accessibilità, in senso generico, no? C'è accessibilità al lavoro dello scienziato, al lavoro del ricercatore, più correttamente, c'è più accessibilità anche ai modi con cui la conoscenza scientifica viene comunicata, quella che si chiama con un termine solo all'apparenza astruso, comunicazione intraepistemica, cioè all'interno di una comunità scientifica, no? Come si parlano anche tra di loro. Poi c'è una sovrapposizione di ruoli, perché non è più così netta la distinzione fra chi produce, quella che una volta si credeva fosse netta la distinzione, fra chi produce conoscenze e chi comunica questa forma di conoscenza, perché molto spesso sono due livelli che si sovrappongono e si moltiplicano. E poi una cosa che a me, da punto di vista sociologico, mi affascina molto è che comunque emergono nuovi soggetti, nuovi attori sociali di questo tipo di relazioni. Allora, ormai è quasi l'ultimo analogo di sociologia della scienza, è qualcosa di piuttosto assodato il fatto che la scienza è un sistema che comunica sia al suo interno che al suo esterno, no? Ormai questa cosa è stata detta in vari modi, e ovviamente non è solo questo la conoscenza scientifica, però sicuramente se tu esisti nella misura in cui produci un articolo che va su una specifica rivista, cioè in soldoni la conoscenza scientifica è una strategia di comunicazione. Quello che è interessante è che una strategia di comunicazione che ha delle dinamiche che si coimplicano, sia se la consideriamo dal punto di vista di comunicazione esterna, cioè la scienza verso l'universo mondo, quello che si direbbe con un termine retorico la società civile, ma anche al suo interno, perché ovviamente dire comunicazione della scienza al proprio interno non vuol dire assolutamente niente, perché la conoscenza scientifica è frammentata in competenze, le competenze sono frammentate in scuole, tradizioni di ricerca, istituzioni e così via dicendo. Questo è per vedere quanta roba c'è quando si parla di quando la scienza comunica al suo esterno. Questo grafico l'ho preso da un rapporto sulla comunicazione delle biotecnologie della Royal Society, praticamente ormai mi pare 2002. Quello che mi sembra interessante è che i processi di comunicazione scientifici, i processi di comunicazione, sono uno degli aspetti di tutto questo meccanismo in cui la scienza si trova a comunicare. Se voi ci fate caso, l'advocacy fondamentalmente, cioè coloro i quali portano acqua al proprio mulino nel momento in cui c'è una comunicazione della scienza, perché si comunica la scienza per vari motivi, sia per vendere un prodotto, sia ma anche per legittimare la propria posizione nel momento in cui verranno distribuiti i fondi pubblici per questo o quella linea di ricerca. Quello che è interessante è che questo meccanismo funziona, è praticamente fuori controllo. Questo era un po' per dire, ora non considero il fatto che ho fatto dei quadratoni, era solo il modo meno scemo per rappresentare questa situazione. Ma quello che è interessante, quindi soffro di queste cose, è questo meccanismo fondamentalmente fuori controllo. Non solo è fuori controllo, noi siamo abituati, per chi si occupa di comunicazione della scienza, di parlare o di una cosa che si chiama public understanding of science,
E dato che ormai non si usa più chiamarlo così perché è poco figo, si prende a chiamarlo con Public Engagement in Science and Technology, che è un modo molto figo per dire in Public Understanding che ti faccio capire la scienza. Però è brutto, è tamarro, mi sembra che tu sei uno che sta divulgando, cioè portando al volgo. Allora si dice Public Engagement, cioè vieni che ti racconto perché ti metterò sotto casa un inceneritore perché ti faccio le consenso scopo. Cioè come la metti, cioè il problema è sempre che viene risolto in questo modo. Quello che spesso si dimentica è che la componente commerciale di ricerca applicata, guarda come mi pare, di soldi legati al fatto che viene prodotto un sapere, e quindi in questo modo ho cercato di astrarre sia le riviste scientifiche chiuse per cui bisogna pagare n migliaia di euro in abbonamenti fino ai brevetti. Molto spesso non usano tecniche di comunicazione della scienza, ma usano tecniche di relazioni pubbliche, cioè usano il marketing, non la comunicazione col cittadino. Cioè quegli strani termini che vedete, PR e lobbying, cioè public relation è esercizio di lobby, una cosa che in Italia ancora non è sistematica, anche se sta cominciando ad avere la sua presenza. Io occupandomi per esempio di digitale, ormai l'azione di lobbying che fanno alcune grosse società in Italia, tipo penso Google, eccetera, eccetera, ormai non dico che è all'ordine del giorno, ma sì, è all'ordine del giorno. Questo per dire quanto sono complessi i fattori coinvolti. Quello che rende una situazione interessante, allora, guardate, una cosa molto divertente, se voi prendete comunque rivista scientifica, science communication, science technology studies, cioè di qualunque ambito di cui si occupano le scienze sociali quando studiano la conoscenza scientifica, e uno si va a cercare, mi fai una mappa di come si comunica, qual è la scuola di communication, cioè come comunicano i professionisti della ricerca scientifica tra di loro, è un'esplosione di diagrammi, frecce, concentrici, diagrammi di Venn, cioè è veramente, sembra di stare veramente in un giardino fiorito dove sono tutti queste dove sbocciano questi schemi. Io ho preso quello che mi sembrava meno scemo, però l'idea fondamentalmente è questa: la comunicazione tra professionisti della ricerca scientifica, quindi fra ricercatori, è un tipo di comunicazione che non è, diciamo, tradizionalmente quando viene vista dall'esterno si concentra nel momento di produzione del paper o della presentazione poster alla conferenza XY. In realtà è un processo, dico la banalità, che si dipana per tutta l'attività di ricerca, di ricerca scientifica, ed è qui che entrano i media digitali. C'è i media digitali, c'è il fatto che si parla del, fino a qualche tempo fa si parlava di blogging for science, poi i blog non vanno di moda, si parla di social network e science communication, cioè ogni periodo c'è il media digitale che si merita nella fattispecie, noi ci mettiamo Facebook. Quindi fondamentalmente quello che sta accadendo è che nel momento in cui la scienza è intesa come sistema che comunica al suo interno, quindi ricercatori che cercano altri colleghi con cui parlare o colleghi di discipline affini con cui comunicare, molto spesso il diaframma che viene utilizzato non è tipo l'evento di oggi che è interdisciplinare, trans, meta, biodisciplinare, cioè, qua siamo in diverse estrazioni di diverse, diciamo, scuole di ricerca scientifica, ma fondamentalmente molto spesso è la rete, ed è un posto particolare la rete, che è quella che viene chiamata la parte abitata della rete, cioè è quella che si occupa dei media, che presenta con i media digitali. Se noi vogliamo una rappresentazione schematica e sufficientemente ampia da prendere in considerazione le forme di produzione di conoscenza scientifica istituzionalizzata e piuttosto tradizionale, tra le quali che ci sono queste che vedete, che l'ho presa dalla National Science Foundation, non c'è moltissimo da dire. Quel lavoro che facciamo ognuno di noi, cioè fondamentalmente si comincia la ricerca, si fanno delle fasi e poi si cerca di diffondere la ricerca prima al proprio interno e poi al proprio esterno. Per quanto mi riguarda personalmente, dico sinceramente, io cercavo che negli ultimi tempi, come ricercatore nell'ambito della sociologia che si occupa di media digitali, sto cercando di spingere molto l'acceleratore sulla comunicazione esterna più che interna. Non è snobismo, è legittimazione, perché nell'ambito a cui faccio capo, cioè studiare cosa fanno le persone online utilizzando i big data, la fregatura è che i big data ci vogliono big money per farli, quindi scusate la trivialità. Quindi io ormai una cosa che sto assistendo negli ultimi 5 anni è che alcune ricerche molto fighe di colleghi di solito sono
sola una cosa che nelle scienze sociali che da qualche tempo non avveniva, sono a firma multipla, ma una di queste firme, spesso due di queste firme, ci hanno come affiliazione o Facebook o Microsoft o Yahoo, cioè per avere i dati ce ne avere uno in casa che assieme a te produce quel tipo di situazione. In realtà la produzione di conoscenza scientifica è questa, e questo l'ho preso da un articolo apparso su Nature un po' di tempo fa, che si occupava proprio dei problemi che si hanno quando vengono costruiti dataset legati alla comunicazione, alla ricerca in genetica. Quello che è interessante, adesso non voglio scendere in dettaglio, a me serve veramente come macchie di Rorschach o come coso, per dire che i processi sono molto incasinati. Cioè noi teniamo a vedere linearmente, perché ci siamo dentro questi processi, cose che in realtà di lineare non c'erano ormai praticamente più niente. E quello che è interessante è che in ognuna di queste sfere intervengono sempre più spesso i media digitali. Quindi a questo punto la domanda diventa: quando si ha al lavoro dal processo già complesso di ricerca scientifica intraepistemica, che è un modo complicato per dire io sociologo della comunicazione digitale parlo con sociologi della comunicazione digitale, ok? Cioè parlo con colleghi. E si sovrappone lo strato dei social media, che diavolo succede? Allora, come spesso capita, alcune cose rimangono com'è aumentando la scala, l'impatto di scala, altre cose cambiano completamente. Io ho cercato di fare quei pupazzetti proprio, perché mi sembrava, non volevo fare frecce che contro un freccio o qualcosa, no, ho fatto veramente, questo è il postal market di quello che succede, c'è un catalogo, non so come dire, un Amazon di quello che potrebbe succedere. Dunque, sicuramente c'è un cambiamento nei processi dei professionisti della conoscenza scientifica, che non ho detto ricercatori, ho detto professionisti della conoscenza scientifica, cioè persone che vengono pagate per stare dentro, accanto, tangenzialmente alle istituzioni che si occupano di produrre conoscenza scientifica. E qui andiamo da colui il quale fa ricerca scientifica a quello che all'esperto di quell'ufficio che si occupa di avere i fondi dall'Horizon 2020, cioè sono tutti nello stesso ambito. Le cose cambiano. Un altro aspetto che comincia a emergere, perché è un aspetto di mercato molto interessante, sono le piattaforme, quindi i social media specificamente pensati per ricercatori scientifici. Io ci ho fatto caso qualche tempo fa, se voi noi andiamo a vedere tutte le piattaforme gratuite che hanno a che fare con i social media degli altri scienziati, cioè il Facebook per ricercatori, il posto dove raccogli link per ricercatori, eccetera, cioè sono quasi tutti i grandi gruppi editoriali. Te lo fanno e ti fanno usare gratuitamente, perché c'è un motivo. Perché loro possono, allora, lo dico, ma ancora non sono ricercati in questo tempo, possono vedere quali sono dall'utilizzo di queste, un po' come da Facebook capisci cosa vanno le persone a leggere o che tipo di prodotti potrebbero acquistare, ugualmente si possono vedere quali sono i campi che sono di edge, cioè i campi su cui si può per esempio utilizzare i dati aggregati di Mendeley, per esempio, che è uno strumento, o WebSite, qualunque strumento che si utilizza per gestire elettronicamente le riviste scientifiche, i PDF, i ebook, quello che è. Si possa utilizzare per informazioni su cosa stanno lavorando la ricerca scientifica, eventualmente utilizzarlo come se fosse, passatemi il salto logico, come se fosse una specie di insider trading, cioè tu potresti sapere dove investire, dove mettere i soldi da investitore sulla base dei paper che sono più, diciamo così, utilizzati in quel periodo o in quel momento. Sicuramente poi cambiano le audience, perché il fatto, un po' come ormai il nuovo genere giornalistico che fa per i telegiornali italiani è leggere i tweet di Matteo Renzi, che poi ormai è un genere giornalistico. Ora potrei dire l'apocalisse su questo, perché molto spesso leggono solamente il testo e non leggono gli hashtag, e molto spesso e gli hashtag sono una cosa, cioè sono fuori da grazie, cioè ti fanno capire delle cose molto di più di che cosa non dice il testo, però non me ne voglia, però i giornalisti di solito si concentrano sul testo, cioè la sequenza di parole aventi senso, mentre in realtà nei tweet quello che ha senso sono gli hashtag e le chioccioline a cui stai mandando il messaggio molto spesso, però a me capita che persino mentare queste cose non le fanno vedere. Comunque, quello che è... Esatto, oppure un'informazione. La cosa divertente, diciamo, da un certo punto di vista, è che le audience cambiano anche. Cioè, il momento in cui tu hai gli strumenti per sapere cosa sta facendo un'istituzione o un ricercatore, italiano ma anche internazionale, su quello che sta ad
andando a sfrugugliare quello che lui ironizza su Twitter, eccetera, eccetera, hai un quadro anche molto diverso del processo di conoscenza scientifica. Questo per le audience. I prodotti della conoscenza scientifica sono sempre di più prodotti ultra mega professionali, anche perché ormai i costi per fare dataset, per aggregarli in formato di comunicazione, quindi infografiche, eccetera, eccetera, si sono spettacolosamente abbassati. E è anche un modo per cercare di accedere molto spesso per bypassare il processo del comunicato stampa, cioè l'utilizzo, soprattutto nelle università americane, l'utilizzo del comunicato stampa per comunicare la ricerca scientifica è sempre meno utilizzato, comunque non è sempre accoppiato con i disegnini, quindi infografiche, rappresentazioni grafiche dei dati, anche in alcuni casi, per esempio, anche la versione, un carotaggio di una parte dei dati su cui si possono mettere le mani. E poi ci sono i papers. Ecco, la cosa dei papers a me da un po' di tempo a questa parte non mi sta tranquillizzando, è sempre in ambito di scienza aperta. Perché io comincio ad essere, e lo dico serio, cioè lo dico serio rudere, però lo dico, sono spaventato da Archive, o Archive, cioè Archive, come si chiama lui? Cioè io l'ho sempre letto, non ho mai sentito. Con Archiveca. Allora, perché? Perché è un preprint. Allora, nell'etica classica il preprint è pre, no, non è che ci vuole una laurea, se è un pre ci deve essere un meccanismo di legittimazione perché poi diventi post, ma sempre più spesso e io mi occupo appunto di sta roba, di quelli che fanno ricerca con Google, eccetera, eccetera, sempre più spesso tu bypassi la comunità scientifica, dice vabbè, però adesso faccio un preprint, lo metto lassù e poi tac, c'è il giornalista di turno che dice guarda che notizia pazza sei che ho trovato, non faccio un caso. Allora questa è la di Giocherelli, questo che vedete è una bellissima infografica interattiva dello Scientific American che ho scritto qualche tempo fa sulla questa è la versione statica, c'è anche la versione dinamica, su quali sono i paper scientifici più chiacchierati nei social media. Per intenderci, se ne parlerà domani, ci sono anche alcune cose che hanno a che fare con le alt metrics, cioè le alternative metrics di visibilità, eccetera, eccetera. Allora, quello che è interessante è che adesso non scendo in dettaglio, poi comunque le slide sono disponibili, le potete sfogliare in tutti i modi, sono tutte linkabili, quindi ci sono tutte le fonti. Sono open. Sono più open che open, facile poi alcune robe anche in credit code. Però quello che è interessante è che questa infografica fondamentalmente cerca di dire la seguente cosa. L'anno scorso, nel 2014, si è parlato su diversi canali di comunicazione, mainstream, Twitter, Facebook, Google Plus, eccetera, eccetera, di alcuni paper scientifici specifici. E questi qua hanno avuto in alcuni casi risonanza molto di più di quando sono stati mandati la prima volta su Nature o sul giornalista che faceva riferimento all'articolo di Nature. Questa è la cosa che mi sembra cosa interessante. Per quanto riguarda i vettori sociali, dunque, nel momento in cui uno dei layer del processo di lavoro scientifico diventa fondamentalmente gli strumenti informatici, no? Prima si diceva appunto, si parlava della bioinformatica, no? Cita questa cosa della ricerca bioinformatica. Quando metti la parola informatica accanto a qualunque cosa, si porta appresso tutta la cultura informatica. Quindi le piattaforme, le tecnologie, persino quelli che fanno contro cultura informatica, cioè gli hacker. Allora, non ho messo un tizio a caso, ho messo Aaron Swartz, per chi non lo conoscesse, è molto celebre nella comunità, nella comunità degli hacker legata soprattutto all'open science, soprattutto perché ha sviluppato alcune piattaforme interessanti tipo Reddit, eccetera, che chi si occupa di giocherelli digitali sa di cosa sto parlando. Ma fondamentalmente lui si è suicidato perché non ha sopportato la pressione psicologica di un processo a suo carico, perché lui aveva scaricato in maniera assolutamente illegittima, secondo il modello della Closed Science, degli articoli da JSTOR. Voi conoscete JSTOR, è un aggregatore di riviste scientifiche. Dunque, allora perché gli hacker sono interessanti dal punto di quel momento in cui la conoscenza declinata attraverso gli strumenti informatici comincia a far parte del processo di lavoro scientifico? Perché gli hacker sono ricercatori di tutti gli effetti. Sono ricercatori di tutti gli effetti. Io ho fatto questo giochetto una volta, mi sono andato a prendere le norme della scienza istituzionale di merito, e mi sono andato a prendere la letteratura
La letteratura sull'etica hacker, infatti c'è scritto tra parentesi diverse fonti, perché non c'è una fonte unica, ce ne sono diverse. E quello che ho notato è che sono uguali, cioè le regole dell'etica, della scienza, dell'etos scientifico, della scienza accademica, sono le stesse regole, molto spesso ideologiche, della cultura hacker. Ho fatto un confronto all'americana, cioè cosa, da una parte si chiama comunitarismo, dall'altra parte è uguale ma di là di un altro modo, sono uguali comunque, giuro che ho scritto un paper pubblicato, quindi se volete lo posso produrre anche in versione no, pubblicato, ecco, peer review, come se c'è old school, però lo posso, io posso passare slide. L'idea fondamentalmente qual è? È che è interessante il fatto che la figura degli hacker sta cominciando a diventare una figura interessante anche nel processo di evoluzione della scienza. Ora, io almeno in generale non ci avevo mai pensato, ma i dataset stanno cominciando a diventare strumenti di comunicazione della scienza. Quando un dataset diventa accessibile, il problema non è solamente capirlo, ma anche metterci le mani sopra, e gli strumenti con cui si possono mettere le mani sopra sono sempre più economici. Per gli amici che parlano questa lingua, Python o SciPy, perché dicono che fate conto che non ho detto niente. Quindi quello che è interessante è che stanno cominciando a emergere anche nell'ambito della ricerca scientifica, diciamo così, non completamente istituzionalizzata, dei soggetti che comunque sono autorizzati a parlare di questi argomenti. Ho preso quelli due più curiosi, non sono i data hacker, cioè quelli che cercano di sfugliare i dataset e cercare di fare qualcosa, ma poi sono i biohacker. E uno dice, ma che diavolo sono i biohacker? I biohacker sono quelli che cercano di hackerare dati che hanno di tipo biologico, ma che sono all'interno di, diciamo così, dataset chiusi. C'è un caso italiano celeberrimo, per chi è nel giro, se è mai capitato di incrociarlo, eccetera, eccetera, che è Salvatore Iaconesi. Salvatore Iaconesi è un... Allora, lui nasce come artista digitale, ha fatto un sacco di progetti, improvvisamente c'ha un tumore al cervello, un glioma. Allora lui dice, sai che ti dico? Trasformo questa mia esperienza in un'esperienza collaborativa, sharing culture, bla bla bla. E che cosa fa? Si fa dare i dati delle cartelle cliniche, che però erano dati copyright, perché erano tutti in formati non aperti, li cracca, perché ha le competenze per farlo, e fa un sito che si chiama Open Source for Cancer, in cui dice, guarda, io ho questa malattia, questi sono i miei dati, diciamo così, le mie TAC, eccetera, eccetera, che devo fare? Allora, lui ovviamente, l'ultima operazione che ha avuto è stata alla fine del 2013, che andava bene. Ma la cosa interessante è che lui ha trasformato in un meccanismo di richiesta di aiuto, come uno farebbe con un medico, ha trasformato in un progetto di non solo di open science, ma di quello che mi chiamano di crowd science. Cioè, nel senso, tu chiedi alla rete, dici, questi sono i dati, se qualcuno ha qualcosa di intelligente da dirmi, lo faccia. E lui fondamentalmente ha creato un sito apposta per cercare di seguire questa cosa. Un'altra cosa interessante in questo senso, che un po' svincola da queste cose, è la citizen science. Dunque, la citizen science è un caso piuttosto curioso, perché la citizen science fondamentalmente vuol dire che tu coinvolgi il cittadino all'interno dei processi di costruzione del sapere scientifico. La domanda è, ma come? Ma questi cittadini, cioè io ci ho studiato queste cose, ho una laurea, due dottorati, tre cose, ho scritto su Nature, Science, batte la PlayStation. Allora, che c'entra il cittadino? Raccoglie dati. Allora, la cosa più, non so se vi ricordate il progetto Seti e Tom, no? Tutti scaricavi all'epoca uno screensaver, no? Questo screensaver, quando dovevi fermarti il computer, no? Tu lo fermai il computer e parti da sto screensaver, che non era foto, ma si andava a prendere, collegato con internet, i dati del progetto Seti e cercava se c'era qualche essere intelligente che ovviamente si guardava bene da comunicare col pianeta Terra. Questo tipo di tecnologia, e questo ovviamente dal punto di vista formale, è un meccanismo di distribuzione di risorse informatiche attraverso la rete internet, questo è il termine terribile. La cosa divertente è che era uno screensaver, questa è la cosa un po' più pazzesca. La possibilità di coinvolgere le persone a diversi livelli di coinvolgimento ormai è letteratura, cioè non è più un modo di dire, è presente ormai diversi processi. Io qua ho preso quello più attendibile, che è una cosa che si usa in ambito della geologia. Però quello che è interessante è che si va da un livello veramente zero, in cui i cittadini sono fondamentalmente sensori,
Che vuol dire che ci pensano sensori? Vi faccio vedere un attimo. Non me la faccio vedere perché non trovo. Eccolo, eccolo qua. Questa foto che ho preso all'inizio si chiama The New Forest Cicada Project. Allora, non scendo i dettagli. Praticamente hanno chiesto a delle persone, un gruppo di ricerca nel Regno Unito ha chiesto a dei cittadini di scaricare, a chiunque abitasse il Regno Unito, di scaricarsi un'app sul proprio telefonino e quando stava in un bosco di attivare quest'app. Perché? Perché cercava una cicala. Ovviamente tanto col telefonino, tu scarichi sia Android che iOS, tu scarichi quest'app, questa qua fa un minimo di, diciamo, ricerca la frequenza del canto di questa cicala e se dovesse trovarne qualcuna registra e automaticamente col telefonino collegato su con i dati manda un server centrale questa cosa. Praticamente le persone quando passeggiavano nei boschi del Regno Unito stanno raccogliendo dati. Questa è la cosa, e questo è il grado zero considerato della crowd science, però è un caso molto interessante. Esiste una repository di questi progetti che esistono diverse, questa è quella che mi è più simpatica, che si chiama Zooniverse, che non fa altro che raccogliere progetti di citizen science, cioè di coinvolgere le persone. Altri esempi presi a caso, questo è il NASA Click Workers per la mappatura dei crateri di Marte, se non vado errato. Ah, questo è un caso che a me fa morire, è il caso di Google Recaptcha. Voi sapete cosa sono i captcha, no? Quando voi vi registrate, per essere sicuri che siete degli esseri umani, vi mettono delle frasi strane. Il progetto Recaptcha fa la stessa cosa, però la cosa divertente è che non ti mette una frase a caso, ma ti mette una parola che il progetto Google Books non è riuscito a scannerizzare. Quindi usa le persone come scanner. Non lo fanno più adesso, però. No, non lo fanno più perché adesso poi l'hanno no, perché adesso si fanno con le parole crociate. No, non con le parole crociate, usano i numeri di Google Maps così capiscono i numeri delle vie. Questo per la via, ma questo è per il progetto Google Books. Le chat lo utilizzano più così. Sì, no, chiaro. Questo è un progetto interessante, perché dato che tu ti fai un lavoro a costo zero, cioè nel senso devi dire al computer sono vivo, dato che fai una cosa per la collettività, cioè decodifichi un termine. Ci sono delle conseguenze di cui dobbiamo stare attenti. Questo io ce l'ho soprattutto con Archive, questo verciaio, archivo che è. Dunque, non so se conoscete questo caso, che è stato molto visibile per il Scientific Blogging di qualche anno fa, è il caso di Anthony Garrett Lisi. Chi è sto tizio? Dunque, sto tizio è uno che ha una laurea alla UCLA, all'Università California Los Angeles, e c'ha un dottorato all'Università California Santa Barbara, vabbè, uno che ha studiato fisica, si occupa di fisica delle particelle, e si è inventata una teoria del tutto. Sapete che le teorie del tutto sono le grandi teorie unificate generali della fisica delle particelle, dell'energia, dell'elettromagnetismo, delle forze fondamentali. Quello che è interessante è che lui ha fatto questa teoria è fighissima, cioè delle basi matematiche eccetera eccetera, ma non è stata mai pubblicata in nessuna rivista scientifica. Esiste solo sull'archivio dei preprint della Cornell University, cioè su Erachi. Archive, ok. Sì, finisco subito. Quello che è interessante è che questo ha creato un sacco di dibattito, questo caso, ma ancora non è stato completamente risolto, perché a tutt'oggi, questo ormai è un caso di 8 anni fa, più o meno, oggi 2015, sì. Quello che non è cambiato è che fondamentalmente tuttora questa sua rivista non ha passato, virgolette, il classico percorso del peer review, cioè non è stata mai pubblicata ufficialmente nelle riviste di fisica dell'alta energia, anche se molti ritengono che sia effettivamente una proposta valida. Questo è lui che parla ai TED, sapete, i TED Talks, no? In cui molto spesso si parla delle scientifiche e che ricicciano molto spesso, diciamo così, in maniera molto spettacolarizzata per tutte le persone. Un caso che a me mi piace molto, di cui sono molto contento di raccontarvi se non lo conoscete, è il caso dei due dottorati di Princeton. Dunque, io lo considero un caso di datafrenia, però fate conto non ho detto niente, cioè di esagerata applicazione di modelli statistico-matematici all'utilizzo delle scienze sociali. Cosa fanno questi due tizi? Vabbè, qua trovate tutta la storia, e ve la dico in soldoni. Questi qua praticamente, applicando un modello, il famigerato modello di diffusione delle malattie SIR, applicando la diffusione di dati di Facebook, prendendoli da Google Trends, desumono che Facebook si estinguerà nel 2017. Punto. Loro lo pubblicano su Archive,
Lo pubblico su Archive, quindi senza peer review, è un preprint in attesa di convegno, quello che è. Allora lo prende un giornalista, quindi questo comincia a circolare la comunità scientifica, finché non va nelle mani dei data scientist di Facebook, che dire che li massacrano è se veramente, cioè praticamente cosa fanno questi? Mi dicono, uno, il modello non si poteva applicare in questo modo, due, paragonate MySpace con Facebook quando MySpace è morto perché è arrivato Facebook, tre, eccetera eccetera, e poi fanno un articolo pazzesco sul gruppo della scientist di Facebook in cui dicono, applichiamo lo stesso a serie metodologia di ricerca di questi due tizi di Princeton a Princeton, e dicono, per esempio Princeton c'ha un calo su Google Scholar, Princeton c'ha un problema per quanto riguarda Harvard, quindi Princeton si estinguerà nel 2020, cioè chi fa praticamente lo stesso articolo ma applicandolo sui stessi. Quello, al di là della polemica in sé, che da studioso di sociologia applicata all'informatica è molto interessante come diatriba, soprattutto come limite dell'applicabilità di questi modelli nell'ambito delle scienze sociali, quello che mi sembra interessante è questa rivista, questo articolo di Cannarella e Specchia non è stato mai pubblicato su alcuna rivista scientifica, è la sua Child ed è tuttora sua Child, quindi se volete lo volete scaricare. Questo, diciamo così, è alcuni grafici per dire, quello di sotto è il grafico con cui dicevano morirà Facebook, quello sotto è la risposta di Facebook dai like che stanno mettendo sulle pagine di Princeton sta estinguendo. Vabbè, e l'articolo a me fa fatto sempre molto ridere. Concludendo, dunque, allora, open access, open science, social media e peer review. Allora, dire che questa roba non sia utile è ideologia. Secondo me il fatto che la ricerca scientifica, chi fa ricerca scientifica non è professionale, quindi ricercatori, eccetera, eccetera, l'utilizzo dei social media secondo me è molto interessante ed è molto importante. La domanda è, ci possiamo permettere il lusso di gestire questo atteggiamento panglossiano? Cioè, esasperatamente o in alcuni casi non nella fattispecie acriticamente ottimista nell'ambito dell'open science, open access eccetera eccetera, cioè detta in alto, questo è pars desperans, detta pars costruens, no? Cioè la scienza, la conoscenza scientifica e le istituzioni scientifiche così come sono configurate oggi sono pronte a gestire i problemi sollevati, io ho fatto due casi, quelli che sembrano più simpatici ma ce ne stanno diversi, i problemi sollevati da questi temi in un tipo di società di knowledge society in cui la conoscenza è sempre più valore in senso generale ma anche in senso economico, e su questo chiudo. Prevedere è stata una bellissima presentazione, molto divertente, e qual è, cioè come fai a dire che ci sia un atteggiamento panglossiano dell'accademia verso, cioè almeno quantomeno in Italia, cioè non mi sembra che noi siamo in una direzione in cui è tutto open access, tutto open, tutto social, per cui abbiamo il problema, cioè rigirando la frittata potrei dire che Archive almeno i fisici ce l'hanno, cioè nel senso le scienze umanistiche non hanno un preprint perché si è fissati con gli archivi istituzionali che sono territoriali, quindi la gente non va a cercare la roba nei vari siti diversi, ma adesso la roba la trova su accademia.edu, che è un software, che è una cosa commerciale, e fanno tutti lì. Cioè, quantomeno Archive è diventato, con tutti i suoi limiti, uno standard de facto dal 97, e fisici, matematici e ingegneri hanno quello. Ci sono sicuramente dei problemi per quello che riguarda il fatto che non ci sia peer review, però per esempio Tim Gowers, che era stato citato prima, proponeva gli epi-journals, cioè proponeva di dire andiamo lì, facciamo, guardiamo i cose più interessanti, li tiriamo fuori, facciamo una peer review e pubblichiamo quelli. La licenza solitamente c'è, ci sono i Creative Commons e Open Access, in un certo senso si chiude, vai a posteriori a fare una peer review a posteriori, aperta, e così, cioè per cui come dire contesto quello che dice la conclusione, perché secondo te c'è un atteggiamento come dire troppo ottimista? L'idea che mi sono fatto, allora non posso fare il tempo facile, diciamo che io il mio
mio punto di osservazione privilegiato è la ricerca in ambito informatico, neanche la geologica, cioè quelli che fanno ricerca in informatica. Quello che ho visto io è che l'esigenza di l'uso strategico delle piattaforme di preprint per cercare di fare pressione soprattutto sul mercato è molto 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 presente. Ovviamente il mio sapere come sociologo non è specialmente sul mercato, quindi su questo ci fosse un preprint delle scienze sociali io ci butterei a capofitto. Però dobbiamo cominciare fondamentalmente a porci, io è il motivo per cui faccio sono un blog, io ho cominciato a fare blogging fondamentalmente perché non riuscivo a dire le quattro cazzate che scrivo sulle riviste scientifiche, non riuscivo a farle vedere a nessuno. Finché ho cominciato a far cacciare sul blog, lo dico proprio per come l'ho vissuta nel 2004-2005. Non è che scrivo, cioè non è che ho scritto trattati fichissimi, sempre cazzate, ma faceva piacere avere un riscontro di quella che veniva a copiare. Quello che io ho visto è che c'è un utilizzo sempre più, e soprattutto in alcuni settori che sono molto basati sul money based, no? Molto basati sui soldi. Un utilizzo quasi di marketing, si chiamerebbe con un modo la pagina, di marketing virale, di utilizzo di Archive. Cioè, c'è proprio la voglia di utilizzarlo per far sì che mi faccia cascare qualche giornalista. Nel senso che il caso di Canale Specchio per me è un caso emblematico, perché se non fosse stato Facebook, ma una piccola startup italiana che stava cominciando a farsi le ossa, e loro ti dicono questa qua un po' non c'ha più i soldi, e tu non c'hai gli strumenti per poter intervenire dal punto di vista del pubblico, delle relazioni pubbliche, eccetera, eccetera, tu annichili un settore o un soggetto commerciale. Io non sto dicendo che è sempre così, però nel mio, diciamo così, mio atteggiamento non di scettico, perché queste cose non sarei così, diciamo così, divertente, non te le racconto se non mi piacessero, però io mi sento nelle condizioni di fare dei caveat, cioè l'apertura sistematica che è cosa buona e giusta, in alcuni casi ci dobbiamo chiedere: è veramente cosa buona e giusta? Cioè, nel senso, oppure ce l'abbiamo, bisogna innescare uno strumento, un meccanismo istituzionale o istituzionalizzato, appunto, la peer review post hoc e non propter hoc, in modo tale che tu puoi ragionare su queste cose. Il problema è che io, per esempio, in Italia, ancora sto dibattito, anche nell'ambito startup, per esempio, io ho detto molto che fatto in startup, non l'ho visto. Ora non sto dicendo che chi è meglio o chi è peggio, però sto semplicemente cercando di focalizzare, di puntare l'attenzione, perché per esempio in alcuni casi negli Stati Uniti, su alcuni settori molto foraggiati dal denaro e non pubblico, privato, si stanno cominciando a muovere in questo modo, cioè utilizzare un'altra strategia di lobbying o comunque di particolari strategie molto aggressive di marketing della comunicazione, far passare delle ricerche piuttosto che altro.